Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Nuova puntata di City Report, amici. Siamo nel municipio 7 e vi stiamo portando a vedere una nuova situazione insieme a degli amici, dei politici e delle associazioni. Seguiteci, sarà molto interessante. Andiamo. Stiamo controllando, siamo qui insieme a Aurelio Miranda, una Renault Megane abbandonata qua dentro. Come vedete gli oggetti sono tantissimi, dai porta CD, vestiti, cosine dei bambini, borse, insomma vabbè, qui è tutta una grande immondizia. Ma Aurelio, raccontaci dove siamo oggi, perché ancora non l'ho detto ai nostri amici. Noi ci troviamo nel campo rom di Muggiano, precisamente l'ex campo rom di Muggiano, che è stato sgomberato, però come hai visto tu e stai facendo vedere è stato sgomberato, ok, non è stato messo in sicurezza, non è stato pulito, e le casette che vedrete tra poco sono state costruite nuove, ridotte poi così nel giro di poco tempo dagli occupanti di questo campo. Ecco, ricordiamo a chi ci viene a parlare spesso di legalità eccetera che questo era uno di quei campi, come ha detto, costruito nuovo, ma di cui non c'è stato mai nessun ritorno economico, perché quel poco che dovevano pagare quasi nessuno l'ha pagato. In compenso i reati sono saliti a picco nel periodo in cui era in azione sto campo, che vedrete cosa troviamo in giro. Andiamo avanti, seguiteci. Ed eccoci a distanza di poco tempo dallo sgombero, o poco tanto che sia, guardate come siamo ancora ridotti qui. Tendenzialmente non ci dovrebbe essere più nessuno, però da tante cose che vediamo, secondo me il campo ancora è abitato, e i roghi, guardate qui, per l'inquinamento, telai di biciclette. Beh Paolo, fai una panoramica perché qua è tutto così, eh. Stiamo entrando in una delle strutture che non ci sembra molto abbandonata e sgomberata. Questa è una, guardate quante cose ci sono qui, delle ciclette, i ventilatori. Vieni Paolo, vieni. Siamo con Ernestina Ghilardi, consigliere di questo municipio. Ernestina, siamo proprio dentro una di queste strutture che è stata sgomberata, ma a vederla così sembrerebbe quasi ancora abitata. Non so bene, comunque il campo è stato tutto sgomberato e quindi dovrebbe essere libera anche questa casetta. Abbiamo visto fuori un'immensità di residui, sporchi, oggetti bruciati, biciclette e quanto mai. Questa la dice lunga sull'attività che potevano avere, e finalmente si potrà pensare di realizzare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo all'interno di questo campo. Ecco, noi proseguiamo un secondo, perché giustamente il campo dovrebbe essere sgomberato, ma voi avete mai visto un campo sgomberato con dentro i letti e i PC portatili? Ops, guardate qua. C'è strumentazione, ci sono materassi, ci sono letti, il calendario è a dicembre 2020, è qua, vieni. E questo è l'arredo che era stato comprato, pagato dai cittadini milanesi, che è stato proprio maltrattato, per non dire vandalizzato, distrutto.
e vi facciamo vedere un altro particolare di questa casetta, che di questa casetta, guardate il bagno, abbiamo ancora le cose da bagno, tutte le attrezzature da bagno. Ed eccoci, questa è un'altra delle stanze all'interno di questo campo rom. Come vedete, tendenzialmente rispetto ai posti dove andiamo di solito è molto più vivibile, anche se è stato apertamente devastato. Continuiamo, siamo sempre con Ernestina Ghilardi, ci ha fatto vedere, giustamente, l'avevo perso, che oltre il calendario di Natale 2020 abbiamo ancora Santa Claus di cioccolato, come avete potuto vedere attrezzatura elettronica e come sempre non mancano i coltelli davanti all'ingresso, che noi come sempre buttiamo via perché non si sa mai, essendo abbandonato sono oggetti taglienti. Comunque usciamo e andiamo a vedere il restante. E vi stiamo facendo vedere adesso in questo campo che è sgomberato, un sacco di roba da mangiare che molti dei nostri italiani senza tetto, poveri, pensionati eccetera non hanno. Guardate qui, tutto buttato, anche le mele, famoso pomo, e qui fresco fresco, abbiamo confezioni di sugo e biscotti sotto, tutte nuove, guardate quanta roba. Quindi diciamo che su questa situazione qui, diciamo a chi di dovere di venirsi a rifare un giro, perché secondo noi questa soprattutto non è stata abbandonata per nulla. Ma proseguiamo il giro. E come sempre, come succede in tutte le case, ma qui non dovrebbe succedere, ci sono dei panni stesi, guardate. Chiaramente usiamo sempre i guanti, perché poi non ci venite a dire che qua abbiamo latte pieno e tantissimo altro cibo. Sigarette, cartine. E poi, memori del passato glorioso appunto di questo campo criminale, troviamo dei caschi gettati qui all'ingresso, se possono servire, facciamo le immagini. Ok, adesso usciamo, andiamo a vedere qualcos'altro ancora. Una bicicletta Makita che ritroviamo dove? In un'altra di queste capanne che dovrebbe essere abbandonata, ma che invece pare essere molto pulita, guardate, rispetto a dove andiamo tutte le settimane, Grand Hotel. E siamo qui con Fausto Montrone, che già conoscete, il nostro amico di City Report, persona da sempre impegnata nella sicurezza. Fausto, tu ti occupi anche di un sacco di case popolari occupate, eccetera, ma hai mai visto un livello di pulizia come in questa che dovrebbe essere un campo rom sgomberato? Beh, in effetti queste sono case, erano adibite a case, quindi vederle così abbandonate, così distrutte, ma e anche utilizzate probabilmente in maniera impropria, perché come dicevano le immagini, sono abitate paradossalmente questo ex campo rom. Quindi è ancora più drammatica la situazione. Cosa si può fare? O demolizione per la sicurezza dei cittadini, degli abitanti della zona, oppure riutilizzo, riqualificazione dell'area, come proponeva prima Miranda e proporrà adesso un rappresentante di un'associazione che è qua con noi. Vogliamo fare un giro all'interno, Fausto? Entra pure, entra pure. Beh, signori, qui abbiamo un arredamento completo, c'è la cucina, i fornelli, un frigorifero, un impianto elettrico. Devo dirvi che ho visto case conciate peggio, senza essere state sgomberate, senza essere state devastate. La spesa per il Comune di Milano deve essere stata veramente alta, è stata veramente fornita di tutto, vediamo armadi, letti, cioè una situazione, insomma, quanti milanesi senza casa hanno la possibilità di avere tutto questo? Guardate come l'hanno ridotto. Sì, e sono così in tutte quante le varie casette.
Vabbè, andiamo avanti perché qui stiamo vedendo un po' più pulito, vediamo il pavimento che anche è stato sciacquato da poco perché si vede. Probabilmente, Tullio, scusa, al nostro arrivo, come dicevi, sono scappati coloro che risiedono, per usare un termine veramente inopportuno, qua, perché come vedete sono abbastanza tenute pulite le e piene di cibo non scaduto che abbiamo trovato e panni stesi che vedrete nelle immagini. Quattro persone si sono allontanate. Il vero problema di questo campo è che è isolato e ci si può eclissare e fuggire da qualunque parte. Quindi, come ha detto Montrone, secondo me, che vivo queste situazioni quotidianamente con City Report, queste strutture o sono presidiate o sono date ad altre persone in emergenza per i loro bisogni abitativi o vanno rase al suolo perché diventano un ricettacolo di criminalità e di disordine. Qui lo Stato non ci entra. E come giustamente mi faceva vedere il nostro cameraman, ritroviamo qui all'interno l'ultimo sopravvissuto. Ecco, speriamo che gli ultimi sopravvissuti di questa zona non siano i cittadini che hanno pagato tutta questa roba per far vivere queste persone, sprecare e devastare tutto come vedete qui. Allora, come abbiamo fatto molte volte, vi facciamo vedere che all'interno di questi campi che sono chiusi, non si sa da dove riescano a entrare con le auto perché sono in New Jersey, comunque le auto vandalizzate, di provenienza dubbia, le troviamo, sono anche targate. Cioè, raccontaci un attimino una cosa, adesso. Ma tutte queste macchine che ci sono in giro devastate, qui chi le ha portate qua dentro? Guarda, ce n'è neanche una rubata. Poi non lo so. Qua abbiamo dell'incredibile, c'è cioè addirittura un motorino e delle batterie di computer portatili, ruote, valigie, un divanetto, una sella. E sempre nelle immagini di Paolo Rusconi, siamo sempre qui, tutta la ricambistica di moto rubate. Questo è quello che era l'officina dei mezzi rubati a due ruote. Infatti vedete un sacco di pezzi, ruote, selle, scooter interi. Immagini carrellate perché ve le dobbiamo far vedere, ancora motorini smontati, rubati che nessuno ha rimosso, lavatrici e scarpe Hogan in buona condizione. Insomma, sfido i nostri disoccupati, le persone che prendono il reddito di cittadinanza, anche i nostri pensionati al minimo, avere delle cose del genere è incredibile, incredibile. City Report!